Allora ragazzi, una dritta sulla biomeccanica del pull up. Ok ragazzi, molto tempo fa, quando ero più giovane, feci un video dove spiegavo la tecnica perfetta dei pull up, ovvero braccia tese, partite, venite su, mento sopra la sbarra, scendete giù, massima estensione delle braccia. Ok ragazzi, non così, massima estensione delle braccia, gomito in blocco e ripartite. E questo lo potete fare sia a basse rep che altissime rep. Una dritta, siccome ora io ho superato i 40, quindi ho 42 anni, quindi ho più di 20 anni di allenamenti macinati, quindi per non infiammare il tendine distale del bicipite brachiale, che okay, ragazzi, è un tendine che abbiamo qui, che okay, ragazzi, mantenere nelle altissime rep o anche e alte serie gomiti leggermente flessi, ragazzi, quindi non più massima estensione, ma quando scendete va bene anche così. Questo è uno, bam, rimanete in blocco, cioè scusate, leggermente flesso, due, bam, tre, bam. Questa è prevenzione, ragazzi, quindi fatevi più furbi. Quindi non è detto che se uno le fa così non sono pull up, l'esercizio della biomeccanica è sporca, no, sono anch'esso perfette, ok? Anzi, secondo me sono anche migliori, per, come vi ho detto sempre, per prevenire infortuni, infiammazioni e roba male, soprattutto a tendine distali del bicipite brachiale, ragazzi, cosa che mi si è infiammato parecchie volte, perché io purtroppo, come sapete bene, io lavoro altissima rep, alto volume, e tante serie, e quindi prima o poi tendini, muscoli e perfino articolazioni si infiammano, ragazzi, e non va bene. Quindi cercate di mantenere sempre i gomiti leggermente flessi, ok? Questo, ragazzi, e non questo, ma questo. Uno, due, ok ragazzi. Che dire, raga, ascoltate il mio trucchetto e poi